È stata in particolare la lotta ai fenomeni evasivi più gravi, alle frodi fiscali, l'obiettivo dell'attività operativa della Guardia di Finanza in provincia durante il già trascorso 2016. E i dati più significativi di questa attività in provincia di Ragusa sono stati comunicati e riepilogati distinti per settore. Illeciti di natura fiscale, ad esempio, con 47 soggetti risultati completamente sconosciuti al fisco, mentre sono state individuate 12 frodi all'IVA. Sequestrati inoltre bene denari per un ammontare di circa 2.700.000 euro. Nel contrasto agli illeciti economici finanziari, invece, scoperti illeciti in movimenti di capitale per un valore complessivo di circa 700.000 euro, con conseguente denuncia di 4 persone per riciclaggio. Nella lotta al traffico degli stupefacenti, tutela dell'ambiente e contrasto all'immigrazione clandestina, inoltre, il costante presidio al territorio ha consentito di conseguire altri importanti risultati. Sono stati infatti denunciati 27 soggetti per spaccio di droghe, dei quali 22 finiti in carcere, col sequestro di 146 kg tra hashish e marijuana, 80 grammi di cocaina e oltre 1000 piante di canapa. Sul fronte ambientale denunciati diversi agricoltori per aver dato fuoco alla plastica dismessa dalle serre. Sul fronte immigrazione, infine, arrestati 194 persone presunti scafisti.